Esami ginecologici, consulti con il genetista ed un albero di idee a cui dedicare pensieri, proposte e suggerimenti per rendere migliore e soprattutto più umano il percorso di cura delle pazienti affette da tumori ginecologici. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha celebrato la quarta giornata mondiale dei tumori ginecologici con un open day dedicato. 600 le prestazioni gratuite che verranno erogate nelle prossime settimane per altrettante donne. Obiettivo prevenzione e la risposta è stata imponente con migliaia di richieste arrivate al Giovanni Paolo II. A fronte di tale adesione è stata predisposta un'organizzazione minuziosa. Nella giornata del 22 con una serie di prestazioni gratuite fornite ai primi pazienti che si sono prenotati e che poi proseguirà per tre sabati del mese di ottobre e un sabato del mese di novembre per un totale di circa 600 prestazioni rivolte a tutte quelle donne che hanno bisogno di controlli di ginecologia oncologica. Tutti gli appuntamenti sono coordinati e sostenuti da Acto Puglia, la sezione regionale dell'Alleanza contro il tumore ovarico. Nel giorno di avvio dell'iniziativa è stato piantato simbolicamente l'albero delle idee, un totem cartonato dove ogni paziente, medico, operatore sanitario o familiare potrà appendere un post-it con alcuni suggerimenti. Dopo la giornata inaugurale, l'albero sarà sistemato nell'ambulatorio della struttura oncologica. L'iniziativa vede anche il coinvolgimento tra gli altri dell'Università di Bari, tanti gli obiettivi che si pone il direttore generale della struttura, Alessandro Delle Donne. Noi vogliamo in buona sostanza offrire un pannello di prestazioni di prevenzione, di screening in favore delle nostre donne, evitando con la diagnosi precoce l'insorgenza di patologie, quindi già conclamate e in maniera diciamo anche pericolosamente per la salute delle persone, delle nostre donne, già avanzate.